Aspetta, che la trovo. Là. 11. Beh, è più di 10, dai. Aspetto che il telefonino si cessi. Ok. Fatto, c'è stato. C'è stato. Ok. Forse contro due guardie ce la fate. Contro due. Sì. Nella forza, però. Il problema è che ce ne sono altre in giro. Scusa, siamo a vista delle altre. Ha importanza, Martina. Mi riguardo. Quelle urlano appena li appena fanno una labardata in faccia, quelle Io li urlano, eh. guardo e faccio. Io comanderò a Estord di uscire da qua attraverso un incantesimo. Una volta uscito dalla chiesa, uccideremo le due guardie all'entrata e daremo fuoco a tutta la chiesa, a tutti quelli che sono d'accordo con questo piano. Sì, ma dentro ci sono anche persone che non erano d'accordo con questo piano. Non Persone che non possiamo sono ucciderli insorte. tutti. Non sono opposte. Non si sono opposte. Questa non è legge, questa è follia. Bruciare loro non è tanto diverso da bruciare il popolino. Una volta morti questi qua dentro, noi instaureremo un altro governo con la nostra saggezza. Non voglio bruciare le persone che sono lì dentro. Non è esatto, non è giusto. Ma La cazzo non è giustizia giusto. divina deve essere mirata o non è giustizia? Più mirata di così, indico la chiesa. No, è comunque troppo ampia. Tu stai uccidendo anche coloro che non... Porca miseria, non so cos'era quei venti, ma... Ragazzi, la gente inizia a uscire dalla chiesa. Io mi Mentre voi dirigo siete lì a verso... discutere. Vado di Erzog. Io mi dirigo verso il sindaco. Tipo... Ok. Marciando. Ok, il sindaco è ovviamente seguito dalla sua scorta. Ma Io lo seguo vedi? Stefano. Se vuoi te lo calo se hai bisogno, ma... Cala, cala. Mettilo lì giusto per sapere dov'è rispetto a me. Ok, Cala quel aspetta. Lo sindaco. vado a prendere che nell'altra mappa. Un Magari. Che brutta cosa essere di secondo livello quando dovresti essere di dodicesimo. Se fossimo di dodicesimo sarebbero tutti morti. Se fossimo di dodicesimo non sarebbe divertente. Fossi di dodicesimo non sarebbe questa campagna. Parla per te. Io a sterminare sta gente mi divertirei un casino. Comunque. Oh, fai conto che attorno c'è le guardie, sta. Sì, Telecamera. lo Quante sono? Quattro. Sembrano serie oppure sono guardie? Sembrano serie oppure sono guardie? Chi può dirlo, Stefano? Io che sono un io che sono un artista, un guerriero? Tirami percezione. Ecco, bravo, esatto. Mamma Ok. mia, ragazzi. Bam! Mi avevo Allora, ritirato la mia. non è quello che tu definiresti una truppa d'élite, però non sono neanche gli ultimi degli stronzi questi. Allora, Francesco, io guardo Stefano e dico, vuoi farlo? No. Non ha senso morire qui quando questi idioti non hanno ancora pagato. Sindaco vi guarda, e beh, volete spostarvi? No, sindaco, stanno arrivando i non morti. Come? Di che parlate? Non vede il cielo? Osservo. Non vede che cosa le vostre azioni hanno causato? La bambina, lo Non sapevo. Quello scellerato ha è la portato la bambina. Non è disgrazia su la di noi. bambina. Ma come Non potete è. dirlo? Guardate la verità di fronte ai vostri occhi. Non sono le vostre azioni verso gli innocenti che hanno causato tutto questo, non gli innocenti che voi avete angariato. Non ho tempo da perdere con chi è ignorante. Andiamo dall'altra parte, forza, dobbiamo organizzare le difese. E chi si è chiamare il capo delle guardie? A squarciagolo. Andiamo indietro. Vesper. Ragazzi, io La qua. guarnigione si è Rumbald, la dannato guarnigione è idiota, siamo sguarnita nei adesso. guai! Non mi sento se vi parlate sopra. La guarnigione è sguarnita adesso. Fra. Vai a prendere quello che devi andare a prendere. Francesco, prima che tu avanzassi così. Allora, quelli quanti piedi sono? Perdonami, scusami un attimo. Quali piedi? Questi, Controllate. 60 piedi, perfetto.
Ci sono sempre ancora quattro guardie, vero? Ah, la scorta, il sindaco, Marco, non sarà mai di... non lo troverai mai. Però stanno tutti andando verso di là, giusto? Sì. Perfetto. Allora, basta, ragazzi. Cioè, scusate, è andata un po' troppo avanti sta cosa. Faccio... Va bene. Faccio Winning Bolt sul sindaco. Ok. È una persona normale, l'ha incenerito. Ok. Ok, ho ucciso il sindaco, Marco. Oddio. Se lo meritava. Hai ucciso il sindaco? Grande, cazzo. È un popolano, gli ha tirato il cazzo in testa di danno, l'ha incenerito. Stefano, faccio... Questa è selettiva. Annuisco con fare apprezzativo. Ora direi che possiamo andare. Ragazzi, io devo chiedervi 2 minuti di... di AFK. Sì, no, fai pure, aspettiamo te perché adesso lui deve tirare giù tipo mezzo esercito contro di noi, ma vabbè, è stato Fro. Bellissimo. Fro, nel mentre mi rispondi su Skype. Ok, allora così ti rispondo via. Ho apprezzato tantissimo. Robby, di nuovo, non lo sai. Quanto Marco, come cultura generale intendo io. Cioè, se uno mi offre quel tipo di lavoro. Ah, Robby, di de sì, non rubo i coglioni. Oh. No, ma Stefano, può anche dire di no. A me non interessa quella la sua scelta. Mi interessa che fa una scelta. Non mi interessa che lei pensi alle conseguenze. Mi devi dire sì, no, punto. Non lo puoi sapere, Robby. Potresti perderlo, potresti non perderlo, potrebbe essere un lavoro di una settimana, di un mese, di un giorno, non lo sai. Allora... Mica, ha fatto 4 di 6 danni radianti, ha proprio dato fuoco. Ma tu immagina quello che se ne va. Comandante, pia fuoco. Con un fulmine dall'alto. Sì, con una folgore divina, letteralmente. Minchia. Cacchio, che poi tra l'altro io non so se sono venuto a saperlo. Ecco, io avevo detto a Martina, io avevo detto a Vesper di andare a fare una cosa, però stavolta non credo che sia il caso. Significa semplicemente che la guarnigione che la guarnigione sarà più sguarnita di quanto pensavamo. Interessante. Allora, cazzo è andato a finire lui? Beh, lo prendo l'altra mappa, se no ci spicciamo più. Ok, ragazzi, venite immediatamente circondati dalle guardie. Il comandante si fa strada per prendere il comando della situazione. Fermi voi! Arrendetevi immediatamente! Capitano, ci sono i non morti qua fuori. Credete che io lasci correre una cosa del genere solo perché i non morti sono alle porte? Assassini! Noi assassini! Noi. Cosa c'è nella... Brutto idiota, cosa c'è in quella caverna poco fuori città? Dai a noi degli assassini?
Ti guarda stranito, di che Tu diavolo lo stai sai cosa parlando? c'è là dentro? Lo sai dove avete portato tutta quella povera gente deportata? Noi assassini! Lui si guarda con le altre guardie. Sembra non capire. Hai presente? Non venirmi a raccontare le tue frottole qui. Avete ucciso il Frottole? sindaco. Pensate realmente di Io non ho uscire con le bisogno di gambe da qui? raccontarti flottole. Questo mondo è già sufficientemente schifoso di per sé. Non ho bisogno di imbellirlo o di imbruttirlo. Hai presente quella bella caverna fuori città e ti descrivo dove? Lui non sembra conoscere quella caverna fuori in città. Tu non sai quindi che probabilmente prima che tu sia arrivato qui la gente povera, suppongo, la gente sconfitta veniva deportata là dentro e sottoposta a orribili esperimenti. E Allora, noi siamo gli Stefano, assassini. scusami. Devi farmi un tiro. Vediamo che cosa Io sto cercando di dire la verità, se ho detto è. No, 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 cazzate. non stai mentendo. Però Va bene. devi effettuare una prova di Persuasione. persuasione, sì, con svantaggio, perché tu puoi avere tutte le ragioni del mondo. Lui davanti ha un gruppo che ha appena assassinato il sindaco a bruciapelo. A parte che eravamo tipo a non so quanti metri di Non distanza, ha cioè come fanno importanza, ad essere Marti. Ha sicuri? lanciato un incantesimo. Cioè, Robby, scusami. Non è un dardo lanciato da una finestra. Cioè, gli ha lanciato un fottuto fulmine divino, voglio dire. Scusami. Vabbè, faccio poco. Faccio 7. Attacco. Francesco, ma se io faccio comando sul comandante, per fare in modo che insieme a quello che dice Stefano lui sia più, cioè, più convinto, tipo nel senso Non ce la puoi accetta, non fare. ce la farò. È charm, no, quello è charm, non è comando. Sì, lo so, ci provo sempre, ragazzi. 3 No, no, non lo puoi fare. Fra, leggi un attimo su Skype. Sì, un attimo solo, ragazzi, sto iniziando a Certo. preparare le pedine. Un attimo solo. Ma non è giusto. Mortacci, mi ho sbagliato manuale perché non trovo i mostri. Il manuale del Dungeon Master, però ci stavano i mostri dentro e non capivo. Cosa fa? Avevo preso il manuale del Dungeon Master convinto che era quello dei mostri, però ci avevo Ah, trovato l'hai mostri aperto e non c'era dentro e nessuno. giustamente non mi combaciavano le Ah, pagine. vabbè. No, Vabbè, Marti, io se vedi la comunque. mappa sei già circondata. No, prima che succeda, ovviamente, Come intendevo. fai prima che succeda? È già accaduto. Ma lo dovevi dichiarare prima che ti allontanavi. Vabbè. Ok, allora, scusate perché mi sta scrivendo pure Roberta. Dici quando? Tu verrà. Perché io ovviamente non so che non l'ho convinto, quindi. No, vabbè, non mi sembra che stai scrivendo, non hai scritto niente praticamente. Scusa, non hai fatto 24, stai? Ma perché A era con svantaggio. vantaggio, quindi vale il 7, non il 24? Ok, ragazzi. Allora, il sindaco vi intima di arrendervi. Cioè, scusate, Non può. il sindaco ormai è morto. Il capo delle guardie vi intima di arrendervi. Non l'ha convinto. Stefano non è riuscito a convincerlo col suo tiro. Capitano, quante guardie vuoi perdere prima che arrivino i non morti? Non mi interessa, non posso avere degli assassini tra le mie fila. Meglio avervi morti ora che dopo. Tu sei veramente un idiota. Guardo Stefano e gli altri. Come Sfondiamo sono? questi due sul ponte e passiamo oltre. E attacco quelle due a fianco. Allora, Sì. tiratemi, ragazzi, tiratemi iniziativa. A questo punto è Come sono andata. armati questi? Di armi da mischio o a distanza? Quello che vedi, Marti. Dov'è l'iniziativa? Me l'ho messo, cioè. Ah, ops, è vero. No, a me non le roll. Devi No, selezionare la tua perché. pedina. Allora, ragazzi, perché dovete fare così. Ecco, devi Oh mio dio, selezionare la tua aspetta, ragazzi, pedina. scusate, scusate. Perché ho già vecchie iniziative che si sono sommate all'attuale. Perché allora tu devi cancellare il turn order che c'era prima. Sì, lo Poi sto voi dovete facendo. selezionare i vostri omini e poi premere iniziativa. Eccoci. Ok. Minchia, vin boia! Martina è lesta. Sì, è l'unico tiro che non posso usare perché ho già Sebastian, tirato.
Avevo già tirato. Sebastian, devi selezionare la tua pedina e poi tirare. No, ma l'ha fatto, Fatto. Altrimenti non veniva in aria. Altrimenti non Ah, ok, veniva a in elenco. posto. No, perché non mi aveva caricato. Allora, mi manca Robby, lo devi rifare perché non mi ha contato la tua. Nel turno non mi ha Ah. contato la tua pedina. Ok. Che culo. Allora. Ora tiro per le guardie, ragazzi. Ci vorrà un po'. Fai ne uno per tutti. Ok. Uno ogni. What the fuck is this? Che piange Forse non tutto vogliamo saperlo, quindi. questo. Ok, allora, possiamo aggiustare i Ah, turni. il bipennato è rapido. Yes. Non rapido quanto Martina. Sai, vero Martina, che agendo prima di tutti tu hai tipo vantaggio e fai il furtivo. Quindi tira alto Oh, per pazza. favore. Tira altissimo. Oh, così. Apri un altro. Vabbè, questo è totalmente inetto. Ok. Sto finendo, raga. Ah, mancano le ultime di sopra. Totalmente incapaci. Ci fa piacere. Ah, ma a noi non fa che piacere, forse sopravviviamo, Ah, forse. ok. Maybe. Martina, Allora. dammi. Vabbè, non c'è bisogno, niente. Fai finta non ho detto niente. No, no, non ti preoccupare. Ho già risolto. Ok. Va bene. Ok, Martina, inizi tu. Allora, Sebastian diceva di sfondare questi due. È l'unica, raga. Cioè, Sfondare il ponte. Sì, andiamo verso la porta. tatticamente, secondo me, anche perché se ci mettiamo sul ponte, poi potremo anche difenderci meglio, in realtà. Certo, se non ci arrivano altri in culo. Il signor Milvio insegna. Che vuol dire? Ah, beh, certo. Signor Milvio. Ponte Milvio. Sì, avevo capito che si di cosa parlava. Allora, lo vedi questo? Sì. Sono tre quadretti, se esatto, quindi ho tutto il movimento che voglio. Come tale mio movimento, gli vado addosso con lo stocco in mano e gli attacco al volo. Vai. Ma proprio di cattiveria. Ah, Marti, tu puoi fare anche un'altra cosa. Lo so, lo so. Duncan, non voglio Sì. suggerimenti Ma durante infatti non è la tua Duncan che mossa. suggerisce, è Stefano che Lo suggerisce. stesso. L'ho già pensato. Ok, allora l'hai colpito. Bene. Quindi, Fammi la now. cortesia di spostarti, però, Sì, visto che lo puoi fare. certamente. Perché la mia idea è questa. Aspetta Non lo che. fa nervosi, per favore, No. Vorrei andargli qua, si può? No. Martì. No. Sicuro, no. Prima devi steccarlo. Sto cercando di mettermici un po'. Volevo mettermi una via di mezzo fra qui e qui. Boh, ma conta che sono una via di mezzo. Non volevo intralciare troppo vicino a quegli altri, il culo Lì dietro. ci stanno le casse, Appunto. ma. E appunto che? Appunto, allora dicevamo che fa 1 di 8 di danni questo, Più di 6. più di 6 Madonna. di furtivo, grande, Più forza o destrezza la più alta. destrezza. Ma io ti ho fatto la scheda, perché non clicchi sull'arma? Ho cliccato sull'arma. Se io clicco sull'arma, vedi che ci viene scritto alabarda più 5, eccetera, eccetera. Sì, vabbè. E quindi posso fare la cacca per terra e poi attaccare? Ok, aspettate che ha Gun riattaccato. attack. Aspetta che controllo se la regola per gli incantesimi in mischia è la stessa. Spero che non si sia perso troppo. Ranged attacks.
Emily cosa? Cazzo, forse è perso una buona parte del combattimento. Nah. Non so quando si è staccata. Che caspita. Perché ero concentrato sui tiri e sui dadi. Aspettate un attimo. Un attimo solo, ragazzi, controllo quando eravamo. Sì, anche io sto controllando. Che mi è staccato la trasmissione, vediamo. Tiri salvezza, tiri per colpire. Un attimo, mi muto, sì. È impossibile che non ci sia scritto. Appunto, allora dicevamo che fa 1 di 8 di danno. Making an attack. Sì, ho più di 6 di furtivo. Grande. Più forza o destrezza la più alta? Destrezza. Ok. Io ti ho fatto la scheda, perché non clicchi sull'arma? Ho cliccato sull'arma. Se io clicco sull'arma, vedi che ci viene. Marco. 5, 5, hai svantaggio se sei in melee. Vabbè. When you make a ranged attack with a weapon, spell or other means, you have disadvantage on the roll. Quindi devi una ammazzata. If you are within 5 feet of the hostile creature, che ti può vedere e non è incapacitata. Okay, ragazzi. Purtroppo abbiamo perso il primo turno fino ad adesso, praticamente. Perché l'ultima cosa che si è vista in live è Martina che attaccava la guardia. Quindi Stefano, Roberta, le guardie prima di Marco si sono perse, non si è visto cosa hanno fatto. Ora stiamo ripartendo. Quindi da non Marco. È accaduto. No, è accaduto, però... Poi riassumerò io. Allora, ragazzi, per chi ci sta seguendo in live e seguirà sul tubo, Gwen e Duncan sono riusciti a sfondare il muro delle due guardie, aiutate anche da Vesper che gli ha dato sostegno. Tuttavia, Vesper è stata gravemente ferita, sia da un colpo di striscio di un lanciere, ma soprattutto da un arciere che l'ha presa in pieno. E adesso è il turno di Sebastian. Ok. Marco. Allora, io faccio un passo indietro. Ok. E faccio un altro incantesimo. Rischiandomelo, ovviamente. Aspetta un attimo. Perché aspetta, perché se fai una cosa del genere, secondo me ti becchi in attacco d'opportunità. Perché stai uscendo dalla zona minacciata di un nemico. Wait a second. Aspetta, dovrei averlo solo uscendo, non entrando. Altrimenti tutti prenderebbero attacchi di opportunità caricando. Quindi damage, half cover, opportunity attacks. Sì. Quando tu ti muovi fuori dalla zona minacciata di un nemico, quel nemico ha un attacco di opportunità contro di sé. Me lo prendo. Ok, allora tiro. Però allora, aspetta. in realtà Marco, Stefano, scusami una cosa, perché l'alabardiera sì, ha anche lui ha un raggio d'azione. Se lo becca anche da lui. Non è detto, perché io non ce l'ho. Allora, ma lui ha range. Ah, se lui ce l'ha, allora sì. Sì. Quindi vale il anche il suo attacco d'opportunità. Ragazzi, tanto anche stando fermo comunque mi prendo altri due attacchi, quindi no, tanto no, vale. Aspetta, una cosa, loro già hanno giocato il turno, capito? Ma io devo saperlo, perché sono altro è un attacco, altro sono due attacchi in più, capito? Ma se io rimango fermo lì, non solo vergo circondato anche da dietro, ma poi mi attaccano anche loro. Allora, lo so, ma io allora, DM lo devo sapere, ma non è questione di tattica. Puoi utilizzare l'azione di disingaggio, non attacchi, ma ti puoi muovere senza provocare attacchi di opportunità. Non è quello che voglio fare, però. Quindi io faccio un passo indietro, mi prendo tutti e due gli attacchi d'opportunità. Ok, un attimo solo.
me la rischio, ragazzi. Poi scappo. Loro non hanno una alabarda, loro hanno una lancia di quelle lunghe. No. Uno ha l'alabarda. L'uno ha l'alabarda, l'altro ha la spada e scudo. Come mai la ma lui ha la cioè lui ha Rich con l'alabarda perché ce l'ha lui? La scheda dice questo. Non le faccio io i mostri. Allora, ma no, allora sì. No, allora... Non li faccio io i mostri. No. Allora perché ce l'ha lui? Allora sì. Cioè, perché altrimenti. Altrimenti o sto usando male io l'alabarda. Cosa possibile? Può essere. Controllati bene l'alabarda. Perché può essere che anche tu hai gittato. Heavy Rich Two Handed. Sono coglione. Sì. No, sto usando male io l'alabarda. Hai visto? Ah. Non preso. Ok. Allora, spadaccino. Allora, Rich. Madonna che tiri della Madonna, è preso. Ok. Vabbè, uno su due va bene, eh. Ok, sì, però mazza. The weapon. Sono 6 danni, ma. Ok. Mannaggia, guarda lì. Ora che ho preso i danni, segnateli, sei a 11. Non so come segnarmi perché non mi compaiono più. Ok, eccoli, 11. Faccio quindi in bolt sul comandante. Ok. Aspetta che devo trovare la sua scheda. Quanto vorrei vederlo bruciare. Allora sono 21 danni. Uff. Chi è attaccato a un respiratore? Okay. Penso non lo so. Marco, stai morendo? No, non sono io perché lo sento anch'io. È mia madre che è russo. Madonna mia, raga, ma che cazzo. Mio Dio.